Bhujangasana. Sdraiatevi sulla pancia. Portate le mani a palme in giù vicino alle spalle con i gomiti attaccati al corpo e appoggiate al pavimento. Respirando profondamente e lentamente, tirate il corpo fino ai gomiti il più lentamente possibile. Allungate indietro il collo e rimanete in questa posizione. Tornate alla posizione iniziale espirando lentamente. Questa volta sollevate completamente il corpo sui palmi. Ricordate di ispirare lentamente nel farlo. La terza parte di questo esercizio consiste nel piegare le gambe alle ginocchia e poi sollevare il corpo sui palmi inspirando. Rimanete in questa posizione il più lungo possibile. Non c'è nessun obbligo di tenere una posizione yoga per un numero fisso di secondi o minuti. Si deve fare attenzione a non spingersi oltre i propri limiti. Praticando lo yoga regolarmente vedrete salire il livello della vostra forza, del vostro benessere e diminuire i vostri limiti. Pavan Muktasana. Per il Pavan Muktasana sdraiatevi sulla schiena. Tenete le braccia vicino al corpo. Alzate la gamba destra e piegatela indietro al ginocchio. Afferrate il ginocchio con le braccia allacciate. Sollevate la parte superiore del corpo inspirando profondamente. Cercate di far toccare naso e ginocchio. Mantenete questa posizione il più lungo possibile e ripetete l'esercizio con la gamba sinistra. Ricordate di inspirare mentre sollevate il corpo e di espirare mentre scendete. Sollevate entrambe le gambe e piegatele in dentro, afferrate i piedi con le mani allacciate. Sollevate la parte superiore del corpo inspirando profondamente. Cercate di far toccare naso e ginocchia. Mantenete questa posizione il più lungo possibile. Per la terza parte di questo asana, sollevate la gamba sinistra piegandola al ginocchio e afferrate il piede allacciandovi sotto le mani. Ora sollevate lentamente il corpo inspirando e fate toccare naso e ginocchio. Ripetete la sequenza con la gamba destra. Navkasana. Sdraiatevi sulla pancia. Mantenete il mento sollevato e allungate le braccia davanti a voi. Lentamente sollevate dal suolo il braccio destro e la gamba sinistra e mantenete questa posizione. Ripetete la sequenza con il braccio sinistro e la gamba destra.
Ora sollevate dal suolo contemporaneamente entrambe le braccia e le gambe. Tabella di yoga per il cuore. Il Bhujang Asana aiuta a rinforzare i muscoli della schiena e rende più forte la spina dorsale, mantenendola flessibile oltre che rinforzare le spalle. Praticare questo asana per 10 volte. Pawan Muktasana. È molto buono per il sistema digestivo in quanto aiuta nella cura di parecchi problemi digestivi e nella fuoriuscita di gas addominali. Questo asana fa bene anche per i muscoli addominali. Migliora anche la flessibilità della spina dorsale e rinforza i muscoli della schiena e del collo. Questo asana rinforza e mantiene flessibili le articolazioni delle ginocchia. Praticare questo asana per 10 volte. Navk Asana aiuta per una veloce riduzione del peso. Riduce anche il mal di schiena e rinforza i muscoli della schiena. Riduce anche i dolori cervicali e allontana problemi di cuore e di reni. Praticare questo asana per 5 volte. Faccia sul pavimento perpendicolari al corpo.